Sei operai hanno messo in atto una protesta all'interno del cantiere di sei nuovi edifici di edilizia privata a Basiglio per un presunto mancato pagamento da parte dell'azienda appaltatrice presso cui lavorano. Così i sei cartongessisti, intorno alle 8:45 di martedì 1 ottobre, sono saliti sulle gru presenti nel cantiere, dando il via di fatto a una vera e propria protesta. Delle persone che praticamente non prendevano, a quanto pare, dei fantomatici soldi, hanno poi deciso di prendere possesso delle gru e sospendere i lavori. Queste persone chi sono? Sono dei lavoratori come noi, sì, beh, egiziani, vabbè, ma non è quello il problema, potevano essere anche italiani, il problema è che non prendevano lo stipendio, dicono loro, da 6 mesi, quindi hanno deciso poi di fare così. Vorrebbero sistemare i conti, tutto qua, basta, cioè avere i loro soldi, quello che gli spetta, basta. E praticamente loro, avendo richiesto questi soldi qua, non avendo avuto riscontro, hanno deciso l'unico modo per attirare l'attenzione era salire sulla gru e insomma farsi notare in modo serio. Ma sembrava una cosa innocua stamattina, invece dopo è venuto fuori un bel macello. Voi adesso non state lavorando? No. Ma il problema è che, a parte che è pericoloso, ma poi comunque per noi lavoratori esclusi dalla situazione, è pericoloso, cioè comunque sono su delle gru, possono fare quello che vogliono loro là sopra. Per me fanno bene, diciamo, se gli spettano i soldi, per me è una cosa, cioè, giusta, fra virgolette, sì. Se nessuno li ha ascoltati fino adesso guarda, hanno l'attenzione di tutti. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e i negoziatori del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano, che hanno portato avanti le trattative per far scendere gli operai dalle gru. I sei lavorano all'interno del cantiere per lo sviluppo di Milano 3, una nuova area sita a Basiglio. Questi erano appunto dei piani attuativi presentati da degli operatori privati che sono stati già nel 2012, era un PGT che è stato approvato all'epoca con appunto questi piani attuativi che adesso stanno vedendo il completamento del primo comparto. Questo non è un cantiere che fa parte né di PNRR né di 110, questo è proprio edilizia privata che vede la sua attuazione, che è stato definito in tempi molto lontani. Parliamo di lavoro, per cui ci sono delle pretese, infatti stamattina la mia preoccupazione era capire cosa stava succedendo, ma ho visto subito che si sono allertati tutti, per cui c'è stato un presidio sia delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, anche il mio corpo di polizia ha contribuito a mantenere la serenità, ci sono tutte le trattative in atto, sono venuti anche i costruttori, e per cui insomma confido che troveranno sicuramente le soluzioni, perché chiaramente insomma i lavoratori hanno le loro pretese, bisogna ascoltarli e bisogna anche trovare come fare un discorso transattivo, quello che sarà, insomma sono all'opera. Io, ecco, per quanto mi riguarda, sono attenta che non succeda nulla di grave.